Un brano dell'ultima edizione di Sanremo 2021, Amare. E dunque, questo brano ve lo spiego un pochino come suonarlo con la chitarra. È in tonalità di Fa diesis, quindi il centro tonale, il centro della tonalità è Fa diesis. Gli accordi in questione di questa bellissima armonia sono i seguenti: Re diesis, minore settima. Abbiamo un Fa diesis, basso La diesis, e un Si, che poi praticamente saranno gli accordi di armatura per quanto riguarda la strofa. Poi ci sono questi due bicordi che rispondono al pianoforte, Re diesis, Do diesis, Sol diesis, Si. Quindi, poi Re diesis minore, Fa diesis, sì. Ecco, diciamo che in queste quattro battute ci sono gli accordi che servono per la strofa, sia per l'intro strumentale, che poi sono quattro battute di introduzione, poi comincio a cantare nella prima strofa. Al quarto tasto, senza usare i capotasti mobili, così fate esercizio per le dita, questo è molto importante per il barrèm, anche se farà un pochino male, però sforzatevi, questo è il consiglio che vi posso dare. E con una posizione
posizione come questa avete 2, 3, tutto vicino. Poi cambio al sesto tasto Re diesis minore, Fa diesis, sì. Quindi con pochi movimenti potete realizzare tutto. Ok? Poi quando dice arriva, dice corro e poi corro, no? C'è un La diesis minore settima. C'è l'inciso Fa diesis con la nona maggiore. Se riuscite a fare questo accordo, questo sarebbe l'accordo di base. Poi se ci mettete la nona è ancora più aperto, più melodico. Così l'inciso. E il secondo accordo è un Do diesis triade col basso di Fa. Io uso sempre questi accordi abbastanza da crampo per la mano sinistra, perché comunque anche se bene all'inizio siano molto difficili, con il tempo diventeranno di ampio respiro e sono anche molto più gradevoli da sentire all'orecchio. Quindi sforzatevi e poi se non ci riuscite fate il tradizionale barré di Fa diesis. Ok, questo ritardo è quello che fa sotto un po' le tastiere, il pianoforte. Se riuscite a menzionarlo sarebbe ottimo, perché così non rimane statico. Poi sale, va al Fa diesis, triade Fa diesis, basso La diesis. Sì, maggiore. Vedete qua, lo prendete qui, o il basso, eccolo qui, e Do diesis. Così anche qui avete tutto più vicino possibile, collegato. Poi dice, quando dice vorrei, dopo lo strumentale, vorrei, ma non mi ricordo qui le parole, perché bravissima la cantante, comunque complimenti, e bravissima anche l'arrangiatore di questo brano. Ripete sempre i soliti accordi di introduzione, di strofa, li ripete. E poi c'è un cambio comunque, dove sentirete un Sol diesis minore settima. Per poi entrare in apro gli occhi quando dice questa frase che è Re diesis minore, fa queste due misure, queste due battute e vado diesis seconda, quarta oppure seconda, usateli come volete, stanno bene tutti, sono tutti in scala. Poi Re diesis, ripete questa cosa un'altra volta e poi arriva all'inizio. Ok, speriamo che non mi senta la cantante. E c'è un bridge, un cambio che entra in Mi maggiore settima. Lo fa o su di me. Re diesis minore settima, Do diesis. E poi per andare il Si. Poi ripete. Andando verso l'inciso. Ok. Beh, io questo accompagnamento mi piace un po' ritmicizzarlo e poi su certi accordi, come Do diesis, basso Fa diesis, mettere il pizzicato. Potrebbe essere un valido motivo questo arrangiamento di chitarra così per accompagnare in unplugged.
una cantante o un cantante, chitarra e voce. Quindi se voi usate questo tipo di sigle, di accordi, sicuramente con la chitarra acustica potete emulare molto bene il tipo del brano in questione, nella sua complessità orchestrale e armonica. Ancora un grande complimento voglio fare per questo brano a la cantante, che ha una bellissima, grande voce, molto potente, e soprattutto a chi ha arrangiato questo brano, perché sembra un brano non molto melodico, perché siamo abituati negli ultimi 20 anni radiofonicamente a sentire musica che hanno più di due accordi ossessivi e ripetitivi. Invece qua all'interno ci sono delle modulazioni di accordi, però sempre rimanendo dentro il centro della tonalità. Ed è molto interessante, è un brano che strizza un po' gli occhi, secondo me, agli anni 80, sarà perché, insomma, io li ho suonati quegli anni. Ed è interessante perché poi ha un ponte, ha un bridge, cioè una parte B che cambia, che non si usa più. Ecco, sarebbe stato sorprendente se a un certo punto ci fosse stato anche magari un assolo di chitarra, come si faceva negli anni 80, però adesso chiedo un po' troppo. Va bene così. Complimenti a questa band, molto carina, molto molto simpatica, che secondo me poi The Gustibus avrebbero dovuto vincere loro. Comunque i gusti sono gusti, libero arbitrio, si rispetta sempre tutto, mi raccomando. Ok, buona musica, buona chitarra, buon tutto, buona vita. Ciao.